Ciao a tutti ragazzi, io sono Agromoderni e siamo qua in un nuovissimo video in questo nuovo FAQ. Bene, avevo voglia di fare un FAQ, mancava da un po' di tempo, mancavano video da un po' di tempo e niente, ho detto perché non fare un FAQ di venerdì? Per me è giovedì, per voi venerdì, basta cazzate. Ok, partiamo con la prima domanda, ce la fa Nico Cantoni e ci chiede FAQ, quando inizierà la nuova serie di Pro Farming? Ragazzi, ve l'ho detto mille volte, fine febbraio, ma ne dubito, diciamo i primi di marzo, adesso non so bene quando, comunque primi di marzo. Poi, la seconda domanda ce la fa Giacomo Jack Grassi, hai Spotify Premium? Dici anche i pro e i contro secondo te su Spotify. Bene, allora, Spotify è un programma che uso molto, utilizzo minimo 5 ore al giorno. Soprattutto adesso che è diventato completamente gratuito, ha la versione premium ovviamente. Comunque no, non ho una versione, non la versione premium io, perché per adesso non mi serve. Poi se in futuro avessi dei soldi da spendere così, sarebbe anche un buon investimento, perché buona musica, niente limiti, cioè nel senso niente pubblicità, niente rottura di balle, quello che volete. Niente, a mio parere i pro e contro di Spotify potrebbero essere, vabbè, pro il fatto che abbiamo una libreria musicale molto ampia, diciamo che non è, per alcuni versi è molto più completa di quella di YouTube, per altri versi su YouTube possiamo trovare remix, molti più remix, possiamo trovare ovviamente molte più versioni magari di una canzone e anche le canzoni un po' meno famose. Diciamo i contro sono il fatto che con Spotify abbiamo la musica su in streaming e non andiamo più a comprarla, diciamo, la musica. Non che tutti comprino la musica, lo sappiamo bene, chiunque di voi lo sa. Comunque, questi sono diciamo un pochino i pro e i contro. Diciamo, vabbè, la versione normale ha un po' di pubblicità, ma è normale che ci sia la pubblicità perché comunque Spotify deve anche mantenersi, diciamo, e nulla. Poi altre cose da dire, vabbè, fatemi pensare, no, direi nulla perché niente, vabbè, abbiamo una gestione delle playlist molto comoda. Mi piacerebbe fosse implementato molto di più un fattore social, per esempio io ho amici o amiche che non sono iscritti a Facebook, utilizzano Spotify, ma io non posso condividere con loro la musica con il tasto condividi perché loro non sono su Facebook. E sono costretto tutte le volte a passargli il link per andarsela ad ascoltare, poi loro vanno su internet, se lo ritrovano su internet, sì perché adesso Spotify c'è anche su internet, e quindi è un po' un casino. Poi sono contento che sia anche gratis sul cellulare, non l'ho ancora potuto provare perché ultimamente sto avendo qualche problema con la memoria, cioè nel senso che ho finito lo spazio e devo sistemarmi bene l'applicazione Link USB, quindi niente, devo ancora sistemarmi un pochino. Comunque diciamo che non mi dispiace, veramente è un ottimo sistema, io lo utilizzo principalmente poco in cuffia, attacco il mio stereo al computer e ascolto con le casse dello stereo. Poi, passiamo alla prossima domanda, ce la fa Francesco Busatto, che ci chiede come sei messo con la scuola e con il PC che ti volevi fare e le altre cose, continuo così. Allora, scuola come sono messo? Seduto nel banco? No. Allora, scuola diciamo sta andando abbastanza bene. Sto avendo dei buoni risultati, come al solito, nella media. Nulla di particolare, diciamo. Facendo seconda iniziamo a vedere qualcosina che riguarda un pochino di più l'agricoltura. E mi piace già un po' di più. Abbiamo iniziato dei progetti con aziende o altro e non è male. E niente, poi per il PC niente, adesso non so ancora nulla.
spero di riuscire a prendermelo magari per primavera, non lo so, entro quest'estate sicuro. Potrebbe essere che posticipo per mancanza di tempo, perché comunque è difficile star dietro al montaggio del PC, progettarlo, e soprattutto dovrei dedicargli almeno una settimana solo a sistemarlo con tutti i programmi che servono a me, a fare backup e tutto. E quindi starci dietro una settimana, in cui comunque in questo periodo, diciamo, c'è soprattutto la mia scuola che ha un pagellino in mezzo per dividere il quadrimestre, quindi praticamente c'è una pagella ogni due mesi. Adesso è anche periodo di verifiche pesanti, molte verifiche, e quindi diciamo un pochino... Guardatevi sulla B3B! No! E niente, quindi questo è un pochino un problemuccio, non riesco a starci molto dietro, spero di poterlo portare il presto possibile. Poi le altre cose le scoprirete presto. Come vedete, adesso ultimamente mi sono staccato pochissimi video, però sto portando avanti tante novità dietro. Come vedete, grafica qua e là che è cambiata, più o meno ho fatto il giro di tutto. Manca la nuova intro, ci sto lavorando, verrà una cosa epica, ve lo prometto. Dove sono le mani? Guardate, adesso esco dallo schermo. E niente, poi Enrico Mussino ci chiede: Agro, andrai nella serie di F Marco? Rispondi presto, sei un pro. Allora, ho poco tempo per il canale, purtroppo non so se riuscirò mai ad andare nella serie di F Marco. Punto 1, perché utilizzo un miliardo di mod e io non voglio mettermi lì a scaricare solo per una puntata in cui andrò lì e farò ciao, mi chiamo per vedere. No, neanche, perché lo scriverò in chat. Se siete in tanti a chiedermelo, perché no? Però dipende da voi, ragazzi. Allora, poi Marco Feltrin ci chiede: continuerai la serie sulle configurazioni dei PC? Certo, anzi, proprio per questo ho già due o tre persone che mi hanno chiesto delle configurazioni, persone diciamo private, quindi sfrutterò il fatto che gli faccio configurazioni a loro per farle anche a voi. So che in progetto ce n'è una configurazione sugli 800 euro più o meno, e poi ce n'è una per chi non gioca molto a farming, ma chi ha bisogno di un PC così per casa, leggere la mail, magari, che ne so, giocare giochini su Facebook, entrare su farming, far girare le mod ma su grafica bassa, e niente, un PC diciamo, quello che in genere chiameremmo, chi è un po' più nerd lo chiama muletto, nel senso che è un PC un po' di riserva, un pochino per fargli fare, che ne so, quando metti a scaricare file o altro, lo metti lì, lo accendi e non te ne importa. E niente, farò anche una configurazione così, perché so che è utile. Poi, Christian De Pietri ci chiede: ci saranno delle nuove mod nella nuova serie? Certo, ci saranno delle nuove mod. Non mi metto ad elencarle, perché così. Che ne pensi dell'acquisto di WhatsApp da parte di Facebook? Ciao, WhatsAppify Channel, ci chiede. Allora, mi piace il fatto che ci siano stati investimenti. Facebook ha comprato già anche Instagram, come avevamo già parlato, ne avevamo già parlato un casino di tempo fa. E niente, diciamo che ha fatto un buon lavoro dopo aver comprato Instagram, quindi penso che esca anche una buona cosa dopo WhatsApp. Io sono, diciamo che posso parlare abbastanza, perché WhatsApp lo utilizzo non 24 ore su 24, ma 18 ore su 24, tranne, vedete, quelle 5-6 ore che dormo la notte, e il resto lo uso sempre, continuamente. Diciamo che, perché è utile, spendi zero, soprattutto se sei a casa, che comunque io per esempio il wifi è limitato, quindi non mi interessa, e spendi zero se hai un contratto, ma ormai chiunque ha un contratto telefonico con internet. E poi il fatto che poi uno si abitua, nel senso: oh, guarda cosa ho visto, non è che poi te lo racconto domani a scuola, no, clic, foto, arrivato, e ne parliamo già adesso. Oppure: oh, cacchio, sto ascoltando una musica bellissima, la dovresti sentire, clic, mandata. E diciamo che WhatsApp mi piace veramente molto. Adesso, per chi non lo sapesse, mercoledì sera, per me ieri sera, per voi l'altro ieri sera, WhatsApp, sì, Facebook, Mark Zuckerberg in realtà, ha annunciato che ha acquisito per 16 miliardi di dollari WhatsApp.
16 miliardi di dollari, fidatevi, sono tanti per un programmatore che comunque ha creato un servizio che già ci guadagna così, già ci guadagna abbastanza normalmente. Figuratevi stare lì e ricevere 16 miliardi di dollari. Niente, poi mi sono andato ad informare perché è una cosa di cui parleremo nell'agro, in Agro News, che posticiperò, ragazzi, non so bene quando avrò tempo, perché adesso sto portando avanti un pochino di cose, sono staccatissimo dal PC e sono in un periodo, diciamo, un po' duro, comunque tutto ok. E niente, allora ne parleremo poi comunque in Agro News. Leggendo, dicendo un po' alla veloce, secondo molti Zuckerberg perché l'ha fatto? L'ha fatto perché WhatsApp adesso è il metodo che va di più per la messaggistica, supera tutti. Quindi Facebook, che si è visto, che aveva creato Facebook Messenger, comunque io l'ho utilizzato per un po', non è male. Sia come interfaccia grafica che come altro, non è male. Il fatto è che, diciamo, Facebook Messenger aveva un piccolo difetto, nel senso che se io scrivevo un qualcosa non è che rimaneva sul mio cellulare. Se mio fratello, che ne so, va sul mio PC e accede per sbaglio su Facebook, può andare a leggere tutto quello che io ho detto anche da solo dal cellulare. Quindi siamo un po' staccati, diciamo, non è un problema tanto di privacy, però questo è un pochino uno svantaggio. E poi Facebook ovviamente si è accorta che bisognava muoversi, non penso che manchino i soldi, e quindi niente, hanno fatto secondo me un buon acquisto. WhatsApp perché è dato famoso? È famoso soprattutto perché non ha pubblicità, è molto semplice e vabbè, costa quel poco, costa 90 centesimi, 89 centesimi all'anno. Sapete che cacchio è 89 centesimi all'anno, ragazzi? So che molti si lamentano, ma cioè, è nulla. Contate quanti messaggi avete mandato, moltiplicateli per quello che vi costa. Per esempio io Vodafone avrei pagato 15 centesimi l'uno e a quest'ora avrei tipo qualche centinaio di euro solo di messaggi, senza contare che alcuni sarebbero stati MMS, quindi ancora di più. Vedete voi, ragazzi. E niente, poi passiamo alla prossima domanda, non perdiamo tempo. Allora, quando metti alla prova le persone scelte come admin? Allora, ce la fa un attimo Mirandola. Sto posticipando sempre di più, non so se riuscirò per questo weekend. Avevo promesso due weekend fa, ma non ce l'ho fatta, e quindi nulla, ragazzi. Non preoccupatevi se mi state seguendo, non preoccupatevi, arriverà. Non è che non vi arrivano le mail o altro, non preoccupatevi. Io purtroppo ho poco tempo e ci tengo a farvi questo piccolo PDF in cui vi spiego tutto. Ecco, tutto qua. Poi abbiamo Federico Chiastra che ci chiede: cosa pensi che ci sia di nuovo in Farming Simulator 2015? Allora, prima di tutto non è ancora assicurato che uscirà Farming Simulator 2015, vedete voi. Secondo me bisognerebbe fare un passo in avanti per il motore grafico, perché Farming è molto indietro rispetto ad altri simulatori, e vi ricordo simulatore, non gioco di strategia. Simulatore ha bisogno di grafica, ragazzi, perché deve simulare la realtà, e se voi mi mettete un motore grafico che è quello che abbiamo adesso su Farming Simulator 2013, che è un po' scarsetto, poi però uno non si può aspettare un granché di vendite. Certo, il titolo è un po', diciamo, essendo sull'agricoltura, non è che abbia una clientela gigantesca, quindi non è che possono investire chissà quanto. Però a mio parere potrebbero lavorare su quello e lavorare principalmente su quello, e poi sulla fisicità. Poi diciamo che funzioni più o meno in Farming ci sono già quasi tutte, a parte terreno dinamico, ma quello, ragazzi,
ci vuole prima di vederlo in farming, ce ne vorrà di anni, secondo me anni, e poi anche un tempo atmosferico decente, diciamo. Poi passiamo alla prossima domanda, ce la fa Giuliano Castagnari: che programma usi per il rendering e secondo te per registrare i giochi è meglio Fraps o Dxtory? Allora, per il rendering utilizzo, rendering si vorrebbe dire, cioè dipende cosa intendi, perché il rendering è semplicemente passare da un progetto a un file finito, quindi non ha senso la domanda che hai fatto, mi dispiace. Se intendi per i video utilizzo Sony Vegas, se intendi per, che ne so, il 3D utilizzo Cinema 4D, se intendi per Photoshop, cioè per le immagini ritoccate, Photoshop. Poi ci chiedi se secondo me è meglio Dxtory o Fraps. Secondo me è meglio Dxtory per un fattore legato a personalizzazione, abbiamo molte più impostazioni, possiamo smanettare molto di più, trovare quello che ci serve. Funzioni, meglio Dxtory, e poi anche per un lato legato alle prestazioni del PC, perché ho notato che tra Fraps e Dxtory, Dxtory è molto più leggero per quanto riguarda il mio PC. Poi non so su... non ho ancora fatto il confronto su nuovi PC, però diciamo che per quanto riguarda il mio PC è così. Poi, quante domande mancano? Solo più una. Secondo te usciranno nuove mod di Ago? Usciranno le nuove mod di Ago? Ragazzi, questa è una storia un po' dura. Dura nel senso che non so bene. Non so bene perché ultimamente non lo sto sentendo molto Ago, ho perso un pochino di contatti, un po' per mancanza di tempo, un po' perché non ce n'è il bisogno di sentirci. E nulla, voi sappiate che se fa uscire qualcosa la troverete di sicuro sul mio canale come tutte le sue mod. Poi, non so, ho visto che sta sviluppando moltissime mod e col fatto che le sviluppa secondo me non le tiene per 5 persone, perché sono talmente ben fatte che quelle che mod così non le puoi tenere per 5-6 persone, le mandi, le pubblichi, penso che sia quella l'unica. E niente ragazzi, non so neanche le date, non chiedetemi nulla, non chiedetemi nuovi progetti, perché purtroppo ultimamente non sono stato molto attivo con Ago Modding. E niente ragazzi, allora io direi di chiudere Gromadari con questo taglio un po' strano, un po' tamarro. Guardatemi, so figo, no, non è vero, non so figo, ma è così ragazzi, con la maglietta questa volta Gromadar no, guardatemi, salto qui, no, Gromadar no, oh, basta, di qua, tanto figo, guardate, c'è un po' no, oh, guardatemi, sono senza capelli, basta. Niente ragazzi, da Gromadarmi è tutto, non spaventatevi per questo taglio perché è semplicemente la moda, me lo ha confermato il mio parrucchiere. Ding. No, me l'ha confermato il mio parrucchiere, quindi è la moda, non si può fare nulla. Niente ragazzi, da Gromadarmi è tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video, penso che adesso usciranno un po' di episodi di Agro Automatization uno dietro l'altro, perché voglio finire questa serie. E niente, voi mi raccomando, seguite per favore questi ultimi video, perché sono quelli in cui vi do i consigli per il contest e voglio che partecipiate in molti. E poi magari dopo il contest si riparte con tutte le varie serie. Ok ragazzi, ancora una piccola cosa. Saluto tutti quelli che mi hanno chiesto di essere salutati. Saluto la mamma di Gamerale. No, non si dicono queste cose, a Gromadarni. Niente. Poi saluto tutti voi fan. Tutti voi che mi continuate a seguire sulle varie pagine, anche se non sto caricando video ultimamente. E poi saluto quei due gran rompicoglioni dei miei compagni di classe. No dai ragazzi, sto scherzando. Giacomo e Luca, che mi seguono e che mi hanno altamente rotto i cabazisi per una settimana. Quindi adesso li saluto, così magari vivo tranquillo. Bene ragazzi, ciao a tutti ragazzi.